Joe Biden è positivo al Covid, il presidente degli Stati Uniti è rientrato nella sua residenza nel Delaware, dove resterà in auto-isolamento dopo aver annullato un appuntamento a Las Vegas. Era atteso per un intervento ad un evento dell'organizzazione che rappresenta ispanici e latino. Mi sento bene, ha assicurato il leader della Casa Bianca mostrando il pollice alto verso i giornalisti prima di salire sull'Air Force One che lo ha riportato a casa, mentre su X ha scritto: "Continuerò a lavorare per il popolo americano". L'annuncio sul Covid arriva mentre il presidente si gioca la sua sopravvivenza politica in seguito al disastroso dibattito con Donald Trump. Una ventina di eletti alla Camera e un senatore hanno chiesto il suo ritiro. Dopo l'attentato al tycoon, le richieste sono riprese con forza. Ora la CNN svela l'ennesimo clamoroso retroscena. Biden si starebbe mostrando più ricettivo di fronte alle discussioni in atto sul suo futuro riguardanti un possibile passo indietro. L'emittente televisiva, citando alcune fonti, dice che sta chiedendo ai suoi consiglieri se ritengono che Kamala Harris possa vincere le elezioni. Intanto a Milwaukee prosegue la convention repubblicana. Nella notte il senatore J.D. Vance, designato vice da Trump, ha accettato la nomination invitando l'America a scegliere una nuova strada.